Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Del resto io me la sono anche cercata sta penitenza. Ragazzi, quest'oggi andremo a giocare al gioco più bello della storia del mondo Pokémon. Questo schifo, dovete sapere che è il gioco che più odio. Questa qua è la penitenza. No, la cosa divertente è che la schermata del gioco, cioè non è che si è buggata con la facecam, è così. Cioè è fatta proprio così. Sì, cioè. Dovrò fare un episodio di Pokémon Marron merda. Cazzo, io non ci giocherò mai a questo gioco, sappiatelo, non sarà... Se questo video raggiunge 2000 mi piace, ci porto la serie. Ok, sono andato sul sicuro a sto giro. Ciao brutto pezzo di coglione. Le grasse risate. Ok, che bello, troppo divertente sto gioco. Oh, ha tirato fuori la melevisione, figo. Come sarebbe non è un cane? Metti in dubbio le mie conoscenze. Guarda che io ho studiato da Piero Angela. Noi due a te ti facciamo un culo così. Troppo simpatico il produttore. Veramente, un genio. Allora, siccome dobbiamo rimanere in tema ironico, dobbiamo essere molto divertenti, un po' come il gioco, ci chiameremo... allora, pensiamo un po' all'umorismo. Cacca. Cacca mi sembra un nome dall'umorismo più che giusto in questo video. Ma cosa cazzo pensava tua madre? Oddio, ha insultato mia madre! Veramente, sto morendo dalle risate! Per rendere questo video un video molto più intelligente, oggi, per la prima volta, con gli occhiali. Con questi occhiali. Perché sì, io tecnicamente li porto gli occhiali. Ok, siamo nel furgone, chissà che cosa ci sarà, il furgone delle poste! Che bello, la simpatia che proprio affiora nelle menti dei creatori. Dove cazzo sei stato? Oh, raga, challenge, troviamo una frase senza parolacce, incredibile. Ok, grandissimo! Zelig, cazzo! Fantastico! Family friendly, cazzo! Ci stanno distruggendo la casa! Ok, perfetto, sono tutte parolacce, il divertimento ragazzi, io mi chiedo come può piacere a qualcuno questa roba, no, seriamente. Ah, scusa madre, adesso vado in camera mia, ho 40 anni più di te, questo è molto divertente, l'orologio non funge, dobbiamo essere simpatici, sono le 17:21, noi mettiamo le 11:35, ma perché no? Quel frocio di un professore ti cercava, attenzione, pure contro i gay. Wow, non è per nulla una comicità fatta per bambini. No, mai nella vita. Datemi un coltello adesso. Adesso, datemi. Devo prendere qualcosa che io possa lanciare senza spaccare. Ok, una rapida selezione di oggetti, perfetto. Allena la tua mente, mi sembra particolarmente portato per tale compito. Mi si è bloccata la sedia si rifiuta di registrare il video. I pantaloni si rifiutano di registrare. Ma che no, porca troia. Ma che roba, i pantaloni mi... Cioè, via. Sono pure vestito da arabo per l'occasione, raga, perché ovviamente dobbiamo mantenere una comicità e quindi iniziamo a fare battute anche sulle esplosioni e il terrorismo. Prova questa marca, dicono che sia ottima. Abbiate cura del vostro pertugio, lui avrà cura di voi. Simpatia... Incredibile. Ah, dobbiamo andare dal Baldraccone. Attenzione, perché sia mai chiamare... Divertente. Ci sono le pozze di merda. Quello lì è Gesù. Fisso. Adesso ci parlo e mi dirà che è Gesù, perché il gioco è troppo simpatico e quindi dovrà pure andare a parlare di religione. Questo qua c'ha un cazzo cataclismatico. L'ho visto. Wow. Il divertimento. Gesù, vieni qua, ti prego, voglio parlare. No, perché non mi parli, Gesù? Gesù, Gesù, dai, mamma che infame. Ok, andiamo nelle case perché sicuramente, raga, ci sarà da divertirsi parlando alle persone. Cosa è il dottor House? Wow, fantastico, gran parallelismo. È andato a seppellire vivo un malato per impedirgli di fare causa all'ospedale. Ok, pure riferimenti alle serie, veramente, uno spettacolo. Non mi divertivo così tanto tempo dalla liberazione di Auschwitz, wow. Chi cazzo sei? Cazzo con la maiuscola per enfatizzare l'ironia del gioco. Ma chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare? Eh? Ah, vuoi quel Baldraccone? Vai pure. Ho spaccato tutto.
Ho spaccato letteralmente tutto. È tutto distrutto. È tutto distrutto. Prima che qualcuno mi rompa le balle, era già andato a. Perfetto, perché tanto non possiamo vivere in pace. Quindi devono anche. Per chi se lo stesse chiedendo, era già distrutto qualcosa. Quindi non mi rompete le balle. Ma direi di proseguire nel nostro percorso verso l'ironia. Raddrizziamo i microfoni. Perché anche qua battuta chiaramente a sfondo. Avete capito? Cazzo, questi non ho letto. Però sicuramente, visto che sono a pagamento, saranno sicuramente siti porno, robe del genere. Conoscendo la simpatia smisurata del gioco. Che cazzo vuoi? Ah, sei cacca, sono 100 euro all'ora. Ah, chiaramente, ragazzi, perché giustamente come non inserirci anche un monologo di Goldoni? Ma no, l'amore, no, l'amore no. No, raga, cioè, veramente, io non ho parole. Io non c'ho parole, una delle cose più simpatiche della mia vita. Voi non lo vedete, ma io sto proprio ridendo nell'esistenza, proprio. Cacca, took a closer look at the whole region map. Oh, attenzione, Ah, che divertente! Terra di mezzo! Nazistopoli! Sia mai che non ci fossero battute sui nazisti anche! Mono. Mo Fantainutilopoli, wow! Alberopoli, Negropoli, chiaramente! Tommyland, Berto City. Ah, la Sega Pokémon, chiaramente, ragazzi! Perché, cavolo, quest'ironia di alto livello. No, no, ti ha dato ripetere. Che cazzo, non lo so. Veramente, De Sica ti ha fatto ripetizioni di ironia. Oh, scemo, muoviti, vai a fottere un Pokémon dalla sacca di quell'imbecille. Sbrigati, ci vado io e me li fotto tutti e tre. Ok, perfetto. Giustamente che in questo bellissimo mondo anche i bambini riescono a raggiungere livelli di ironia. Oddio, c'è un. Ok, perfetto. Questa cosa qua è al limite del ridicolo. Manteniamo un tono serio e ammiriamo la situazione. Ciao bello, magari po possiamo scendere un compromesso. Non l'ho seppellito io, il tuo padrone. Ok, perfetto. Tu invece l'aiuto? Sì, buongiorno, eccomi qua. Sì, perfetto. Attenzione, gli star. Oddio, gli starter sono cose serie. Non ci credo, veramente, raga. Sono cose serie? Prendiamo Suicune, poi gli daremo un soprannome di merda, ragazzi, perché giustamente è. Ok, perfetto, mi pare più che giusto. Ok, raga, questo gioco qua è veramente malato. Accidentaccio, che culo. Stavo cercando di seppellire un paziente quando mi ha attaccato il suo cane. Mi ha salvato. Oh, tu sei quel coglione di cacca. Oh, no, cioè, veramente, raga, è una sofferenza sto gioco. Perché non devo soprannome alla tua merdina? Ovvio, e visto che do dobbiamo essere in tema. Quindi lo chiamiamo. Siccome dobbiamo essere persone simpatiche, lo chiameremo. Non lo so come potremmo chiamarlo. Su cosa non ha fatto battute questo gioco? Prostitute sì, ebrei sì. Nazismo, va bene. Serie TV italiane. Lo chiamiamo Zelig perché dobbiamo essere sempre in tema ironico. Quindi per un tributo ai creatori di questo gioco. Ok, basta, ti prego, fammi andare via. No, veramente una sofferenza immonda sto gioco. Non dovrebbero darmi no. Ah, no, perché adesso devo andare dal baldraccone che sicuramente dovrà fare la persona simpatica come suo solito. Vediamo un po' che Pokémon ci sono, giusto? Ah, c'è scritto 51, chissà perché. Ok, Caterpillar, raga, lo conoscono tutti ed è un simposio di cultura, davvero. Ok, perfetto, vedi di schiattare malissimo. Tra l'altro c'è anche la versione 2 di questo gioco. Pensate un po' alla tristezza della vita. Veramente, no, ti prego. Tra l'altro, raga, io non sto sentendo l'audio perché non ne ho alcuna intenzione. Bulbastard! Incredibile! Mamma mia! Mi sto sbellicando dalle risate, ma proprio dentro me stesso. Perfetto, perché mi avete fatto fare sta roba? Ok. Ah! Le risate! Aiuto! Ok, Nazistopoli, che bellezza. Wow, che bel posto. Non oso immaginare che cosa succederà parlando alle persone. Non siamo razzisti qui, no. Psst, ehi amico, vuoi del fumo? Ah, ovviamente ci mancava la battuta sugli spacciatori. Per ironia di alta qualità, crozza nel paese della meraviglia e levati proprio. Pokémon marrom merda è il futuro della comicità. No, cosa hai detto? È talmente schifo, mi fai che. Vieni qua. Mi chiedo perché sono nei giochi dei Pokémon ci sono città formate da sole 4 case. Io mi chiedo perché dovevi fare questo gioco Pokémon invece. Mio marito è un fanatico della TV. Se non la pianta, divorzio. Vediamo cosa dice. Sì, tante TV. Ok, perfetto. Questa qua è la parte più divertente del gioco. La cosa è molto grave. Quindi, attenzione. Giustamente. No, mi pare più che lecito. Giustamente. Ok, grazie. Questo gioco qua è veramente. Ho fatto una stronzata di nuovo, vero? Chiaramente. Ti piacerebbe. Ti piacerebbe. E muoio di nuovo. Perfetto.
Veramente, raga, sparatemi perché questo gioco qua è una vergogna della società. Il percorso 103, sparate. Oddio. Guardia speciale. Oddio, guardia speciale, uno strumento normale? Fidatevi, non serve un cazzo. Ok, su questo ti do ragione, effettivamente. Vediamo la descrizione della pozione. Fa vedere i draghi e cura 20 pp, perché chiaramente la pozione è una droga. Mi sembra più che giusto, perché dobbiamo essere simpatici. E quindi aiuto. Ok, perfetto. Baldraccone, buongiorno. Questo albero è più duro di quanto pensassi. Ottimo. Ma tu non ti fai mai i cazzi tuoi? Sono impegnata, vattene. Cosa non te ne vai? Allora preparate a passare dei guai molto grossi, chiaramente. Citazione al Team Rocket, perché dobbiamo essere divertenti. Perché i Torchic, gli Star. Vabbè, muori, muori, ti scongiuro, veramente, nel nome del Signore, fatemi finire sto video. Io voglio scappare da questa società. Grandissimo, grandissimo il font, mi è piaciuto. Spettacolare, raga. Le abilità di hacking sono lodevoli, veramente. Lavora presso grafiche RPG Maker. Grandissimo, veramente. Le acrome italiane, quelle belle, la qualità, sì. Percorso 101, vi prego, andiamo dal tipo e poi stoppo sto coso qua perché io non la porto avanti sta serie. Io non posso psicologicamente andare avanti. Vero, no, no, no. Ho letto. Vattene prima che cambi idea. Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Io me ne vado. Ah, mia madre che fa la simpa. Peperoncino nel culo. Belle quelle lettere. La simpatia, raga, perché ovviamente sapete, no? Peperoncino nel culo ti fa correre. Beh, chiaramente un classico della comicità italiana. Oddio, però questi alberelli qua sono pure carucci. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo per nulla. Ok, perfetto, direi di arrivare alla prossima città. Ok, qua mi sei piaciuto, perfetto, l'avevo rimosso che c'era Guldo. Ok, perfetto, muori, ti prego. Ok, questi crossover così a caso sono forse la cosa più bella del gioco. No, non volevo affrontarti, te lo giuro. Perché è un Pokémon normale? Cosa c'ha di strano sto Pokémon? Non riesco a vederlo. Ok, perfetto. No, è troppo normale sto allenatore, raga, è un problema. È un problema. Cos'è questa intelligenza? Non mi sembra abbastanza normale. Questo allenatore qua non c'è. Non posso credere che tu sia passato di qui. Bisogna proprio essere scemi. Oppure bisogna allenarsi. Però chiaramente chi produce questi giochi non c'ha voglia di fare queste cose. Quindi ovviamente lo scemo sono io. Muori, 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 muori. Devi schiattare. Ok, perfetto. Chiudiamo sto video. E nulla ragazzi, il video finisce qua, direi che possiamo anche levarci gli occhiali e tornare a fare le persone un po' più serie. Allora, questo qua era ovviamente un video ironico ed era la penitenza da scontare per il video che ho fatto della Pokécry. Era un modo carino secondo me di portarla, volevo fare dell'ironia, però volevo anche che ci fosse un messaggio, insomma. Una cosa che nell'ironia di Pokémon Marrow Merda non c'è, ossia il messaggio. E volevo utilizzare questo espediente per parlarvi anche in sostanza in maniera un po' più seria. Del fattore delle parolacce, perché adesso lo saprete sicuramente, con la nuova modalità restrizioni vengono penalizzati tutti quegli YouTuber che utilizzano in maggior parte parolacce. Cos'è che volevo spiegare in qualche modo con questo video tramite questa ironia? Avete visto che comunque ha utilizzato un linguaggio molto scurrile che spesso utilizzo anch'io nei miei video, ma la differenza, ragazzi, sta proprio nel modo di utilizzarle. È ovvio che se uno YouTuber utilizza delle volgarità gratuite, e per gratuite intendo dire senza alcun motivo logico, arriva sicuramente ad essere un qualcosa di profondamente diseducativo e di brutto da vedere ed è giusto che YouTube penalizzi. Ma come in TV c'è un tipo di ironia magari, però ho fatto l'esempio di Crozza ad esempio nel video, non lo guardo da tanto tempo, però Crozza utilizza un po' di volgarità nella sua ironia. Ma è una volgarità che è fine proprio all'ironia e che vuole trasmettere una sorta di messaggio. Mentre invece Pokémon Marrow Merda non lo fa. Il discorso è che c'è modo di utilizzare le parolacce e modo di utilizzare le parolacce. Ed è sbagliato che YouTube censuri tutte nello stesso modo. Perché proprio come la TV ci sono diversi gradi insomma, di età a cui un video si presta. Se un video ha delle parolacce non si presta di certo a un bambino e non ho la pretesa che lo sia. Di conseguenza non può YouTube, secondo me, prendere i video con le parolacce a caso e eliminarli perché ci sono i bambini. Dovrebbero essere i genitori che si mettono lì dietro i bambini e a scegliere per loro, visto che hanno la loro responsabilità, i contenuti che loro ritengono più adatti per loro.
Non può essere YouTube che penalizza il mio canale. Il mio canale non è penalizzato, per carità, perché nonostante utilizzi tante parolacce, utilizzando Pokémon nel titolo, in modalità restrizioni, non ci finisce, e io sono sicuro. Ma YouTube non può, fra tante virgolette, permettersi, secondo me, di penalizzare contenuti che sono molto più da grandi. Penso a canali come YouTube Fa Cagare, o come in realtà anche Blur, che nonostante le bestemmie che io non apprezzo nei video, ha comunque un certo contenuto che è ovviamente per gente più grande. Il punto non è eliminare i contenuti per gente più grande, ma far capire alla gente che lo sono, e impedire che essi vengano visualizzati da persone che non hanno le capacità di interpretarli. Vi faccio un esempio: è ovvio che se un bambino vede un video di Blur in cui bestemmia, sarà propenso a rifarlo. Se lo vede magari un 17enne come me, o un 18enne, non andrà di certo a prendere come esempio Blur andando in giro a urlare bestemmie a caso in giro per la casa solo perché l'ha fatto Blur. Il discorso è sostanzialmente questo: YouTube in questo momento sta applicando una censura, ed è una vera e propria censura, ragazzi, a tutti quei canali che portano una sorta di intrattenimento, che utilizza una sorta di volgarità in modo tale, diciamo, da rendere l'ironia un pochino più matura. In questo momento, ragazzi, YouTube sta diventando una un Disney Channel. YouTube sta diventando Disney Channel. Perché adesso con la modalità restrizioni vedremo in home page sempre comunque canali come Me Contro Te, i canali di trucco, i canali di Pokémon, per carità, mi sto mettendo dentro anch'io a questa storia qua, ma non è quello che voglio, sinceramente. È ovvio che magari ci ottengo anche di più, però è sbagliato, secondo me, andare a censurare certi canali che portano alcuni contenuti. E nulla, io con questo video volevo sia provare un po' la modalità restrizioni, perché nel titolo ci sarà Pokémon Marron Merda, voglio vedere che cosa succede. Prima cosa. Seconda cosa, volevo provare a trasmettervi questo messaggio: distinguete tra linguaggio volgare e linguaggio volgare. C'è un linguaggio volgare che è fine a se stesso, e che è un linguaggio volgare che secondo me è giusto che scompaia dalla piattaforma. E c'è una volgarità che può essere la mia, può essere quella di YouTube Fa Cagare, che c'è già nel titolo, che può essere quella di Blur, che ha un preciso significato e che è un intrattenimento molto più maturo, ragazzi. Quindi questo è il discorso. Secondo me è importante differenziare tra le due cose. E purtroppo in questo momento, con la modalità restrizioni, YouTube non permette assolutamente di farlo. Ed è davvero un peccato, perché va a ledere quella libertà di espressione che è sempre stata caratteristica di YouTube e in generale di tutti i social. Perché in fondo questa è sempre stata la forza dei social, no? Essere una piattaforma dove ognuno può esprimere la sua opinione come vuole, dove il politically correct, fra tante virgolette, scompare, perché ci sono sempre quelli che lo vogliono fare, ma dove il politically correct non c'è più e dove ognuno può esprimere la sua opinione senza essere attaccato da quella che invece è l'opinione pubblica. Purtroppo in questo momento questa cosa sta scomparendo, e YouTube, ahimè, sta sempre diventando un canale per bambini dove regna la censura e il politically correct e quei contenuti abbastanza frivoli, perché YouTube sa che, diciamo, è frequentato prevalentemente da bambini, e a fronte di un rischio di eliminazione degli sponsor, preferisce puntare su una piattaforma per bambini. È una bruttissima cosa. Io per fortuna di questi problemi non ne ho, perché non ho fatto nessun video particolarmente crudo, e comunque mettendo Pokémon nel titolo l'algoritmo te lo legge bene. Ragazzi, io spero che il messaggio sia passato e spero che il video vi abbia strappato qualche risata. Mi sto incespicando con la voce, ma ragazzi, dovete capirmi, è un pomeriggio intero che registro. E nulla, se vi è piaciuto questo video, non riesco a parlare, lasciate un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, e noi ci becchiamo in un prossimo video.